Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di uno stato molto importante situato nel Nord America. Noi come programma, prima dell'emergenza, avevamo svolto, insomma, affrontato diversi continenti, eravamo giunti appunto al continente americano. Quindi ci avvaleremo di queste video lezioni per cercare di puntellare il programma con nuovi argomenti e nuovi paesi, soprattutto in geografia e storia. Quindi oggi parleremo del Canada. Per prima cosa andiamo a guardare la carta interattiva di questo paese, un paese che è posto appunto nel nord del continente americano, che è bagnato ad ovest dall'Oceano Pacifico e ad est dall'Oceano Atlantico. È un territorio che si estende per 10 milioni di chilometri quadrati e che presenta a livello fisico diciamo una ricchezza di flora e di fauna del tutto uniche. Però andiamo per ordine. Per prima cosa cercheremo di analizzare, avvalendoci anche della carta, appunto le cime più importanti, l'aspetto anche legato a fiumi, laghi e via discorrendo. Allora, cominciamo dall'estensione, appunto, dicevamo, di questo paese. Il Canada è uno dei paesi più estesi al mondo, tant'è che la distanza che separa, per esempio, uno dei paesi più ad est dello stato, per dire Terranova, da uno degli stati più a ovest, mettiamo insomma Vancouver o altri, appunto segna una distanza di circa 5.000, 4.000, 5.000 chilometri, che, ma se ci pensate bene, come dice il testo, è la distanza che separa appunto lo stesso paese da Londra, da Parigi. Quindi è un paese molto esteso, uno dei paesi appunto più estesi al mondo. Ma andiamo a vedere a questo punto la conformazione fisica. Da un punto di vista appunto del morfologico, da sottolineare vi è soprattutto nella zona centro, io intanto ve la segno con il mouse, ve la indico, nella zona centro occidentale è il cosiddetto scudo canadese, che qui non è segnalato, ma indicativamente si trova in questa zona qui, ok, quasi a ridosso della catena dei laghi, ok. Mentre ad ovest, più a ovest, lungo la costa abbiamo la catena costiera, che è qui, e leggermente più all'interno abbiamo le montagne rocciose, la catena delle montagne rocciose. La cima più alta del paese è il Monte Logan, che raggiunge i 6.000 metri, che si trova nella zona nord-occidentale. Per quanto riguarda invece i fiumi, cioè i laghi, scusate, a partire da nord abbiamo il Grande Lago dell'Orsa, il Gran Lago degli Schiavi, abbiamo il Lago Winnipeg, e il grande sistema dei laghi che si trova più a sud, che il Canada condivide con gli Stati Uniti. I fiumi più importanti sono il San Lorenzo, che si trova nella parte sud orientale, lungo le cui rive sorgono le città più importanti, diciamo più densamente popolate. E nella zona invece nord-occidentale abbiamo il Mackenzie, che appunto sfocia nel mare di Beaufort. Cos'altro dire? Guardando sempre la morfologia del territorio, interessante è la conformazione delle coste. Il Canada vanta il primato per la lunghezza delle sue coste, 200.000 chilometri, che se ci pensiamo bene rappresentano 5 volte la circonferenza della Terra, e soprattutto nella parte più settentrionale queste coste sono molto frastagliate e presentano anche insenature che ricordano, insomma, i fiordi
scandinavi, ok? Altro aspetto da sottolineare è la presenza di diverse isole, anche di estensione importante. Su tutte abbiamo ad ovest l'isola di Vancouver, dove sorge l'omonima città, mentre ad est abbiamo l'isola di Terranova e più a nord, molto più estesa, l'isola di Baffin. Riflettendo bene, anche la Groenlandia può essere, da un punto di vista fisico, ricondotta all'arcipelago artico canadese, anche se, come vedete dalla grafica, politicamente è un dominio della Danimarca. Parlavamo dei laghi poco fa, abbiamo dimenticato di sottolineare una cosa: il Canada è uno dei paesi con il maggior numero di appunto di laghi e diciamo, presenza idrica nel territorio. Si contano veramente quasi fino a 2 milioni di laghi, specchi d'acqua e via discorrendo. Degna di nota è anche la presenza della baia di Hudson, che è appunto la baia più ampia del mondo. E guardando all'aspetto fisico, non possiamo dimenticare, insomma, di accennare all'aspetto climatico. In Canada si alternano, comunque possiamo trovare ben quattro tipologie di clima: il clima artico più a nord, il continentale freddo nella parte interna, l'oceanico lungo le coste e l'alpino nelle alture più rilevanti. Ovviamente ad ogni clima corrisponde un bioma particolare, quindi da nord verso sud si alterneranno biomi tipici della tundra, della taiga, della foresta di latifoglie e infine la prateria più a sud. Cerchiamo adesso di passare a discutere dell'aspetto legato allo Stato, alla popolazione, alla società. Quindi cercate di seguire anche sul libro di testo la progressione delle informazioni. Parlare del Canada significa parlare di uno Stato che fin dall'epoca moderna, in epoca moderna, lungo il percorso, insomma, della storia moderna, ha visto susseguirsi le dominazioni di diversi paesi europei. Primo fra tutti è appunto la dominazione, la scoperta nel XV secolo e XVI secolo da parte di appunto esploratori provenienti soprattutto dalla Francia. Vediamo appunto nel 1536-1543 Jacques Cartier prende possesso del Canada in nome dei sovrani di Francia. Da questo momento in poi le sorti di questo paese subiranno fasi alterne, nelle quali appunto il dominio passerà dal popolo, dal sovrano, insomma dalla corona francese a quella inglese, portando insomma anche a ripercussioni nell'attuale, diciamo, retaggio culturale canadese. E andando avanti con la linea del tempo, vediamo che nel XVII secolo abbiamo nel 1608, per esempio, la fondazione di una città importante come il Quebec, ad opera di Samuel de Champlain. Quebec, che manterrà anche a livello culturale e linguistico una forte presenza francese. Quindi, proseguendo, possiamo dire che poi soltanto nel XVIII secolo si arriverà a un avvicendamento di potere tra francesi e inglesi. Allora, questa, da un punto di vista amministrativo, il Canada oggi è diviso appunto in 13 zone, di cui 10 sono definite province e 3 sono i territori, e nella grafica potete vedere appunto i nomi, insomma le denominazioni. Il Quebec, che è una delle regioni più estese, delle province più estese, ad est abbiamo l'Ontario,
il Nunavut, il British Columbia, Alberta, insomma, sono 13 in tutto. Da un punto di vista politico, il Canada è una democrazia parlamentare che aderisce al Commonwealth e fa parte, insomma, di quei 53 stati che, essendo ex territori, insomma, del Regno Unito, ex colonie del Regno Unito, continua a riconoscere al re d'Inghilterra, appunto, questo ruolo di guida, insomma, sì, soprattutto da un punto di vista, insomma, economico. Quali sono le città più sviluppate? Torniamo alla carta attiva. Le città più sviluppate si trovano per l'appunto, facciamo uno zoom, facciamo così, spostiamo la mia immagine. E si trovano nella zona sud-orientale, lungo in particolare il fiume San Lorenzo. Abbiamo le città più importanti. In primis abbiamo Toronto, più a sud, che conta 2,6 milioni di abitanti. A seguire abbiamo Ottawa, Montreal e appunto Quebec. Ottawa è la capitale dello Stato. Sede del Parlamento federale, mentre sulla costa occidentale importante è la cittadina di Vancouver, che anche detta, come dice il testo, Angkor, per la presenza di una grande comunità cinese. Proprio parlando di etnie e culture, dobbiamo dire che il Canada è uno ad oggi uno dei paesi maggiormente multietnici. Proprio a causa di una forte migrazione avvenuta fin dal 1800. La popolazione appunto presenta grandi presenze di uomini e donne provenienti che vantano insomma origini britanniche, francesi, irlandesi, italiane, tedesche e cinesi. La presenza di nativi americani si assesta sul 3%, mentre è presente anche se in piccola parte nella zona artica, la affascinante popolazione degli Inuit, che appunto abbiamo queste zone molto impervie. A livello linguistico, il Canada è bilingue, francese e inglese. La popolazione, appunto, francofona è presente, ovvero che par di parlanti francesi sono presenti soprattutto nella zona del Quebec. La religione maggiormente, diciamo, professata è la religione cattolica, anche se è presente una presenza musulmana e protestante, ma in percentuale molto minore. Il Canada è famosa per una qualità della vita molto importante, anche dovuta a un'economia florida. Il Canada vanta l'11ª economia a livello mondiale, a livello di risorse molto importanti sono i giacimenti di petrolio. Il Canada rappresenta il secondo paese mondiale per estrazione dell'uranio, per esempio, ma sono importanti anche diciamo, i giacimenti di nickel, zinco, oro e diamanti. L'agricoltura anche se limitata ad alcune zone del paese, produce importanti varietà di cereali, anche segale, ed è un importante paese esportatore di colza, per esempio, che è uno degli elementi alla base del biodiesel. La pesca è ridotta. A livello industriale, le più importanti sono appunto quelle siderurgiche e metallurgiche. Vediamo velocemente alcune immagini: il lago Winnipeg, le cascate del Niagara al confine con gli USA, le coste canadesi affacciate sull'Atlantico, l'autunno in Canada e le montagne rocciose, il Parco Nazionale Banff, che è uno dei più visitati dai turisti, turisti che appunto affollano ogni anno questo importante paese. Il tempo per noi è scaduto, spero di esservi stato utile.
presto.